Izor. Tanto qua, giusto perché l'ho detto, catturalo. Magnitudo. ...43 HP. Ma guardate, guardate questo, guardalo! Cioè, questo è tipo Gyarados con Volt Absorb. Il problema è che è lentissimo. Proviamo, ma... Capirai, poi chiaramente prendi il 580 come primo Pokémon. Andiamo di magnitudo. 5... 10. Non è morto. Fury Swipe, allora. E vedi, però, che c'è la mamma zoccola. Fortunatamente il typing è molto forte, perché c'hai delle ottime resistenze. Però... è veramente, veramente lento. Guarda, guarda. Night Days. Vabbè, cover a Shedinja. Ma come magni tu? Bastardo. Vabbè, abbassami un altro po' la speed. Magnitudo 9, bravo! Ci sta. C'è però la squadra di Neymar con Ronaldinho e Falcao. Vabbè, ma tanto Totti è più forte. Visto un culo a Falcao, quel coglione. Ma Falcao ovviamente è il tigre, non l'ottavo re di Roma. Intanto qua. Zitti zitti. Ok. 9 di Cizor. Qua tu hai fatto un errore madornale. Godo. Godo fortissimo. Allora, vediamo la situazione. Quel Falcao, non quello della Roma. Ah, ok, ok. No, perché sai, dicevo, curioso. Water, Poison Ghost, niente di utile. Vai. Che Dio ce la mandi buona. Hitmontop con Turbo Blaze, che usa Bulldoze e ci abbassa la speed, che già è pessima. Lui manda Rapidash, che fa Magnet Rise. È la fine. Letteralmente la fine. Bravo! Spingere, cazzo! Aio. Non è vero, non mi fa un cazzo. Magnitudo 8 per devastare Kabuto! 4 per, lui usa Work Up, a noi ce ne frega un cazzo, magnitudo 5, porca puttana non l'ha shottato, lui cura, magnitudo, magnitudo 8. Siamo qui con l'ultimo Pokémon che è... Poster. Grass Whistle. Ho avuto la mia stessa idea. È uno psicodramma. Lui missa. Calcio 5, calcio 7. Scissor usa Grass Whistle, lui va al bar. Allora, adesso, ragioniamo sul da farsi. Si va di magnitudo. Ma come wake up dopo un turno? Ma vai a fare in culo. E no, e no, e no, e no! Night Days per la Curacy, perfetto.
Ancora drop dell'accuracy. Lei usa pozione, la stronza. Tu missi, lui usa Night Days. Ottimo. Ancora drop dell'accuracy. Ancora Night Days. Quanto sta? Meno 5. Godo. E si fa out of Petra con questo Scizor, con questo tecnicismo sulle impostor, raga, noi gli diciamo: io non ho paura di te. Io non ho paura. Lo Scizor con magnitudo, quante cazzo ne sa? Dammela sta Stone Badge. Ecco, già che leggo magnitudo non utilizzabile, un po' mi preoccupo. Ah, stupido! Ecco, questo è un problemone. Allora, vediamo Days, giusto per curiosità, quanto gli fa per abbassargli l'accuracy. Oh, doppio di Fury Swipe. Urret. Vai di magnitudo, dai. Accorder, non... non ci tange. Vai, vai, magnitudalo. Io non ho mosse contro super efficaci. Giustamente. Bono. Bono in culo. Vai, dai, famo sto stupido. Magnitudo super efficace, ci piace. Doppio team, greve. Magnitudo 6, basta, basta. Oh, oh. È la nostra fine. Grass Whistle è più lento. Madre di Dio. Fammelo segnare, va. Io vado a farmi due game. Bello, ciccio. Prova Night Days prima. Non gli toglie niente, però gli droppi l'accuracy. Oh, vabbè. Danno discreto. Danno molto discreto. Buono, 32. Buono. Soprattutto il fatto che Parados fosse più lento, non si sa come. Motim. Porca mignotta. Dobbiamo fare la play di prima, abbassargli l'accuracy. Cazzo, ma ha droppato pure lui. Cazzo, magnitudo 8, brutto. Droppa accuracy, niente. Vabbè, poi... bastardo! Godo? Madre. Ah, però così lui si è resettato... si è resettato la accuracy, il maledetto. Qua andrà fatto per forza di cose un... mamma mia, si gode. Ok, basta. Questi servono per eventuali Shedinja. Avrei voluto curare, però rischia che tira un magnitudo 10. Piangi. Allora, difficile questo imposter, eh? Però l'abbiamo massacrato. Gli dai l'ago a Barry. Allora, qua ti curi. Charge. Magnitudo 9, buono. Rapid spin, non ci fa letteralmente niente. Buono così. Livello 33, ti prego, dammi una Fire punch, ti prego, dammi fire punch, voglio. V-create! Va messo. Va messo per forza. Tanto è lentissimo. Tanto non ha difese. Che io me le droppo. Cioè, onestamente, non me ne frega un cazzo. Punishment. Magnitudo 8. Ottimo. Ultimo Pokémon. Fai V-Create. E vabbè, però, sei stronzo. Oh, c'hai 95! Che scam. Beh, ti giuro, che scam. Cioè, mi ha fatto finire i V-Create prima di Rudy. L'ho appena preso. 3 V-Create per ammazzare ogni ippopotamo di merda.
Magnitudo 8. Ottimo. Bravo. On claw. Magnitudo 7 però. Dovrebbe bastare. E basta. E qua io devo curare però. Magnitudo 6, forse non basta. E invece basta. Meglio ancora, 8 c'è il sole, sì, è vero. Sto pensando se curare qua. Se curare in questo spot. Perché se lui fa una mossa fisica, cioè speciale strana, rischio, eh. Io andrei sul sicuro. Momo Milk. Blizzard. Ho fatto no bene. E più. Force Palm era meglio Blizzard, ma magnitudo 6 critico, ottimo. Ora, sottosole, V-Great, no, non è vero. Allora, aspetta, V-Great fa 180. 180 con il sole gli dà un 50% in più, mi sa. Diventa un 270. Magnitudo, pure se hitti il 7. Allora, lui per arrivare a 270, 7, 14, 21, 28, dovrebbe fare almeno magnitudo 7. Se no V-Great è sempre meglio. Lui potrebbe avere la stab ed essere intenzionato a tirarmela. Se lo fa si gode perché... Magnitudo. Perché lui fa belli drum. Via. E siamo anche out of Rudy. Peccato che sia piantato. Ma con Flash Fire, frate. Ah, non era l'ultimo, sono un coglione. Ero convinto fosse l'ultimo. Magnitudo 10. Shizzer mi fa con la manina. Audio, capo. E il pupone, Shizzer, lui non deve correre. È la palla che corre per lui. Magnitudo Totti. E il capitano, dai, ehi. Vabbè, tanto V-Great non ne ho utilizzati. C'ho 27 pp di magnitudo, direi che andare a curare non serve a un bene amato cazzo. Virizion. Qua devi fare per forza V-Great. Se no, questo non lo butti giù. Magnitudo 7 o più, esatto, shotti sempre, a voglia. Ah, c'ha slow start lui. Ma come transform, ma serio? No, ho pure sbagliato tasto, ho miscliccato. Ma te pare a te che questo ci doveva avere trasforme? Io ho fatto a... Coso 4, magnitudo 4. C'ho un cazzo per svegliarlo, sto maledetto coglione. Per forza lava cookie, mi sa. O più del crunchies, non ce l'ho una sveglia, vaffanculo. Vai, lava cookie. Sì. Magnitudo 8, ottimo. Ma non è possibile con 55 però, Dio signore. Ma guarda che è veramente ridicolo, eh. Vaffanculo, figlio di puttana. Ma te pare io te quello con transform devo andare a trovare? Bastarda. Ma vai a fare nel culo, va. Magari muori. Schifo. Fa schifo. E io andrei a questo punto a fare anche lui perché... 112 HP comunque sia. Non è male.
Ma pure un attack order, cioè, ti dico. Su sto cazzo di Fury Swipe, che è veramente terribile. Però magnitudo 6 è bassino, eh. Tua mamma. Per bufalo. Con spa... E cazzo. Come hai missato? Godo, deficiente. Questo è uno psicodramma. Sì, vabbè, ma che cazzo sto a vedere? Ma che sto vedendo? Io continuo a missare, questo mi fa feeder dance. Vabbè. Ne ho dovuti fare 4. No, sì, è morto, raga, è morto. Non ha proprio nessuna possibilità di sopravvivere, cioè, nel senso, non... Vediamo se riesco a inventarmi qualcosa. Fai vedere. Quindi, allora, primissima cosa, dai rit. Ok, non ne posso usare due, ci sta. Allora, vediamo. Sta missando tutto. Che cazzo fai? Ragazzi, che cazzo vi devo dire? Ce l'hanno scammata. Molto semplicemente, cioè, niente di clamoroso. È stata scammata questa cosa. Ora io proverò a curare, perché ce l'ho, ma... Ultimo V-Create. Ok, c'ha il... Attacco e Special A, magnitudo 7... C'ha Truant, buono, magnitudo 7 ancora. Ok. E come ne usciamo fuori da questa situazione, Cristo e Dio? Perché non ho vinto la Kaizo se sono così intelligente, cazzo? Ma non è possibile che io non abbia vinto la Kaizo. Cristo Signore. Questo potrebbe essere utile in situazioni di emergenza. Metterei questo. Onestamente. Allora, grande, ciao Edo, grazie per il raid. Allora, insieme ad un altro, chi è questo altro? Chi è questo baldo giovane che ti ha seguito? Portacci tua. Vabbè, finché mi fai Mega Punch va bene. Il Thunder Carnivine. Non volevo fare magnitudo, però va bene uguale. Speedfell. Beh, rifai magnitudo qua. Mazza quanto è lento sto deficiente. Fammelo segnare. Allora. Vai, fai lui.
Magnitudo 10, madre, quanto devo godere. Pure critico, è la madonna. Senta Cruel, c'hai super efficace magnitudo. 6, forse basta. Basta e avanza. Basta e avanza. Magico Scizor, portaci verso vette mai esplorate prima. Minchia, brutto questo. Fai Fury Swipe, Discharge. Due hit sono uno psicodramma. Mi fa di nuovo Discharge, io misso. Eccoci qua, te pareva che doveva paralizzarmi? Beautyfly, su Beautyfly ti accolli di curarti, l'ultima che hai, ma devi farlo per forza. Alle brutte c'hai una Lumberry, Charge Beam, che non mi paralizza però. Qua mi fai ripeti, bastardo. Ma si è inculato la Lanzat Berry. Aspetta, però si confonde, forse no. Peccato. Bastardo, ma ha inculato la Lanzat. Maledetto. Maledetto, maledetto. Se l'è inculata e se l'è pure ciucciata. Io non ne ho altre qua. Io non ho altre. Era un... Posso dire quanto tu annunci. Però sì, sostanzialmente lui. Ok, magnitudo 6, basta, perfetto. Magnitudo 8, meno male, questo c'ha transform. Meno male che c'ha slow start, maledetto bastardo. Ah, eccoci qua. Ah, bene. Ha fatto 6, 7, 8. Why you bell sta bacca, sostanzialmente. Magnitudo 8, bravo. Allora, io qua la Lumberry non la darei, perché se me la brucia io non ho altre cure di stato. Quindi me la devo tenere. Me la devo tenere, poi che c'ho un antidoto. Vabbè, ma non posso essere avvelenato, quindi è come se non ce l'avessi. Come se non ce l'avessi. 10 pp in battle, non mi serve un cazzo. Ma precisamente come sto bidone, come sta da Walter? Intanto Gabbo caro buongiorno. E come sta da Walter, fratelli? Sta da Walter che... sono un campione, quello è il discorso. Walter Sabatini, il grande indimenticato. Allora ragazzi, Walter, primo Pokémon Tauros. Con Ice Burn, magnitudo 5, è uno psicodramma. Bornato, è la fine. È letteralmente la fine. Lumberry subito. Magnitudo 9, ce lo togliamo dal cazzo. Persian, Fusion Flare, si gode. Quindi adesso V-Create potenzialmente è buffato. Stun Spore, non ci voglio credere, bastardo. C'ho una Max Pozza volendo da poter giocare. Blaziken, Luster Purge, mi sa che ci manda al bar. Non è vero perché fa un critico, ma magnitudo 10! Vuole lottare! Emboar! Minchia però... Qua devi curare, non ti può interessare. Max Potion. Lui fa Headbutt. Fortunatamente è una mossa di merda. Che però ci può far flinciare. E infatti, ho fatto bene a curare perché non sarei sopravvissuto a tutto questo. Magnitudo 9! No, io ero morto se non avevo curato qua, Power Trick! Noi facciamo V-Create e lo mandiamo ad abbracciare i pesci. Walter è stato disintegrato. Ottimo così.
Renzo ha regalato un abbonamento di livello 1 per un mese a Giuseppe. Ma Frenzo, grazie mille per la sub giftata, ti voglio bene, caro. Oltre che poi Giuseppe se lo merita, che è un brother. Grazie mille, caro, grazie mille. Apprezzo tanto. Dovevo sabbare domani. Vabbè, domani puoi giftarne una. Sai a chi potrei... Allora, ripeto, poi fai come pare. Sai a chi puoi giftarla se ti va? Ad Hyper. Che non si fa mai la run, cioè la cosa, poverino, ma perché sta cercando lavoro. Se no, si era già sabbato. Sì, vedo che se lo merita. Domani sabbi da me, esatto. Pure, voglia. Allora, qua il primo, intanto, è stato devastato. Wizzing, speriamo, devastato. Griftata a Tomb Blur che ne ha bisogno. Povet. Magnitudo 6, cazzo, greve. Povet, magnitudo 7, ottimo. Buono. Ultimo allenatore. Oh. Buono. Magnitudo 10, devastato. Ragazzi, qua siamo da fiammetta. Betta al volo. Dai, è bello, Frenzo, bello, caro. Grazie per essere passato e grazie per la sub giftata, chiaramente. Alla prediction. Allora, via pronostico. Out of fiammetta. Sì, no. Tempo, un minuto, avviare pronostico. Dai, è bello, Frenzo. Grazie mille ancora per essere passato, caro. Aspettiamo, amici miei, che qua abbiamo capito che mancano i punti in chat. Questi sono 600 punti che potevi bettare, invece hai deciso di urlare nelle mie orecchie. Bravo! Bravo! Comunque... io non volevo dirlo che c'era Frenzy perché mi sembrava una situazione imbarazzante. Però Giuseppe, mi sembra che tu ti stai confondendo, perché Frenzy non è dei Godox. Lui è un ragazzo che streama la Kaizo V come me. Io quello ti volevo dire. Però ho detto vabbè, mo pare brutto. Mentre c'è pure lui che si genera questa situazione di imbarazzo. Però ecco, volevo fartelo presente. Che pure prima, quando è passato stamattina, gli hai detto la stessa cosa. Dico, allora mi sa che c'è un problema qua. Però questo per dire. Comunque, andiamo da fiammetta. Tech W, giustamente, Trighi. Niente, mi so... No, ma io ho immaginato, però, capito? Però c'era pure lui, pareva brutto, che cazzo ne so. Oh, magnitudo intanto. Ivy Slam, non ci fa un cazzo. Magnitudo 7. Serperior. Prova un Fury Swipe. È tragica la situazione. Però lui forse non ha mosse. Ora lui cura. Lei. Lui dorme, fai 5 hit, dai, ti prego. Bello, bravo. Ah, ma vedi che c'è ancora Frenz. Vedi, e vabbè, niente. Io volevo evitare di farvi fare la figura a Barbina, non ci sono riuscito. Godo, stupido. Però se io vado avanti di magnitudo 4, aspetta che qua
Dai, ti prego, però, ti prego, Guarda te. Godo. Godo. Qua tattico, Ottimo. Magnitudo 8, via. Tutta colpa di Kree, è certo. Jolteon, che fa withdraw. Noi facciamo magnitudo 7. E ci portiamo a casa anche questa fiammetta, signori miei. Questo è buono. Poteva essere meglio, però è buono. Questo è buono come mossa. Ci dà dei pp. Non ci dà coverage, ma ci dà tanti pp. Ottima mossa. Ottima. Out of fiammetta, signori miei. TM50. Ora paghiamo le bet. Norman. Problema è lo stesso di fiammetta. Non abbiamo nessun tipo di cura. Mi sa che avevamo un PP up che in questo frangente può essere molto importante. Abbiamo oltresì una Leppa Berry. Perché? Perché noi potremmo farci tutti i trainer da uno spammando V-Create. E secondo me è la call migliore. Horn Attack è ottimo perché su quelli lì in cui abbiamo non abbiamo attacchi neutri e tutte le resistenze, Horn Attack ti va una crema. È molto buono. Ci abbiamo Grass Whistle, le galle brutte, fa delle cose. Speriamo di arrivare al 61 e vedere l'ultima mossa. Speriamo, vediamo. Vai, primo. Ecco, V-Create non lo puoi utilizzare. T-Punch, magnitudo 7. Horn Attack. Horn Attack. Vedi, questo è buono perché non mi sono dovuto giocare il doppio roll di magnitudo che tante volte ci manda al bar. Questo era veramente un bastardo che ti incula le berry, che io non ho per carità, però. Morto. Vai. Lucario. V-Create, non me ne frega niente. Non possiamo rischiare. Magari rolli un magnitudo 4 o trolli così. Mesprit, il Pokémon che fa Mesprit, che usa Focus Blast, incredibile. Tu gli fai V-Create e lo mandi al volo. Hitmonchan. Sucker Punch, ma tu fai V-Create e lo mandi letteralmente al creatore. Altro. Vai. Cofarigus. C'ha Flash Power sto bastardo. Non mi addormentare. Fai magnitudo 8. Va bene. Allora, adesso. Chi c'è? Norman o ancora un altro? Ancora un altro. Allora, adesso fai PP up. Su V-Create. Ottimo. E c'hai un PP per fare lei. Sigilyph era velocissimo. Meno male ha imparato Ice Burn. V-Create, via. Mi sa che è rimasto solo Norman. E allora su Norman usi la Leppa Berry. Via. Perché almeno un V-Create ti serve. Magnitudo 8. Ottimo. Blastoise. Cazzo. Ci sta dicendo Zella. Questo cura forse non ha curato. Ottimo. Mime. Mamma mia, Dig. Magnitudo 9. Devastato. Bide. Magnitudo 8. Magnitudo 4. Abbiamo perso. Magnitudo 4 ha fatto.
Io senza cure. Mamma mia, che zella qua, eh. Che zella. Che zella. Però posso dire, questo Scizor è andato veramente molto più avanti del previsto. Ci ha messo veramente una tecnica sopraffina. Posso dirtelo. Sono mutato un attimo per lavoro. Che gli è successo? Lui fa Bide. Guarda il... no, perché devo ribattere Norman. Non mi piglia a battere Norman per vedere il secondo mon in grotta, se no lo facevo. Il bidone è morto. E vabbè, ha fatto pazienza. Magnitudo 8. Ho rifatto magnitudo. Magnitudo 4. È rimasto con un HP, che è quello che vedi a schermo, e mi ha fatto pazienza, ma ha raddoppiato il danno contro, sostanzialmente. Che cazzo devi fare? Nemmanco potevo cercare di addormentarlo, perché su Bide gli avevo già fatto magnitudo 8, quindi se falliva Grass Whistle mi rivogava indietro. Potevi provare a fare Horn Attack, ma non lo sai se lo ammazzavi, secondo me eri a roll. Magnitudo andava bene tutto, tranne magnitudo 4, sostanzialmente. Ed è uscito quello, e che cazzo devi fare? Eh sì, povero, ma allora è arrivato molto più avanti di quello che doveva arrivare questo, eh. Questo qua però ci dà la mentalità per la pill, per la modalità classificata, a dire, ok cazzo, anche questo Pokémon, questo ti dava in classificata, regà, era una svolta sto Pokémon così, perché ti avrebbe dato tantissimi punti per un Pokémon di merda sostanzialmente, quindi ottimo. Oi, ragazzi, mezzogiorno e mezzo, 3 ore di live questa mattina nel Chillong, grazie a tutti, sia per... Allora, aspetta, eh. Mo li enunciamo tutti, perché non è... Non stiamo qui a perdere tempo. Allora, grazie intanto a Grezzo, anzi Grazzo77 per l'abbonamento il primo mese, benvenuto. Grazie a Friends chiaramente per il ride, King Jabra per il follow, Friends per la sub regalata. Giuseppe, anche grazie, che ne sabberà un'altra domani da quello che ha detto, scherzo ovviamente. Grazie a tutti ragazzi, come sempre, per la compagnia. Ci divertiamo nella cifra, ci vediamo oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio per Revenation non ci sono quasi sicuramente, però stasera c'è da fare Lega con Gallade. A voglia, frate, stasera ci slurpiamo la tua grande Lega con Gallade nel chill, su, a voglia, volentierissimo. Per chi c'è, ci vediamo come sempre per le 3:30 dopo pranzo per un po' di Pokémon Rejuvenation, dai. Bella raga, grazie ancora mille a tutti per la compagnia, un bacio. E buon pranzo a tutti.